Buon pomeriggio, bentrovati a questa edizione flash del TG6 per lasciare spazio a Diretta Stadio. Partiamo dall'emergenza sanitaria, dal Covid, calo dei positivi e dei ricoveri in ospedale. A 10 giorni dalle riaperture in Abruzzo l'emergenza sanitaria resta sotto controllo e con numeri in diminuzione. L'assessore alla sanità regionale Nicoletta Verin non esclude per le prossime settimane uno spostamento del coprifuoco almeno di un'ora, alle ore 23. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Assessore, a 10 giorni dalle riaperture c'era un po' di timore all'inizio per come potevano reagire i dati della pandemia, situazione che tutto sommato possiamo dire è abbastanza tranquilla o comunque non è allarmante, tutt'altro. I timori devo dire che sono sempre presenti, i timori servono perché tengono alta poi l'attenzione e soprattutto quella vigilanza sanitaria di cui c'è bisogno costantemente. Non abbiamo dati allarmanti, tutt'altro, scendono i ricoveri, scendono i positivi, stiamo monitorando in maniera molto selettiva tutta l'attività scolastica perché temiamo sempre che ci possano essere dei focolai nell'ambito scolastico ed è proprio per questo che attraverso una delibera ieri abbiamo messo in atto una convenzione con le farmacie per portare avanti attraverso i tamponi antigenici un monitoraggio per tutto il gruppo scolastico, in modo particolare per gli studenti. Io mi auguro che ci sia subito questa possibilità almeno di aprire fino alle 23, perché non è un'ora che cambia la situazione. L'importante è rispettare sempre quelle che sono le regole di distanziamento, ma devo dire che nella nostra regione, anche nei periodi, nei giorni in cui c'è stato un maggiore afflusso, non ci sono stati episodi eclatanti. Come avete visto nell'ultima settimana siamo stati in grado di recuperare quel gap che c'era stato all'inizio. Abbiamo una possibilità di vaccinare medialmente 10-11.000 persone per arrivare a breve anche a 15.000. Abbiamo vaccinato una percentuale alta della popolazione target e il nostro auspicio è di poter arrivare, come già detto, a un'immunità a fine settembre, ma soprattutto una volta finita questa popolazione target poter dare la possibilità a tutti gli abruzzesi di essere vaccinati, partendo anche dalle aziende, che è una richiesta che io inoltrerò proprio al commissario. Venerdì viene Figliuolo, visiterà i due centri hub dell'Aquila e di Pescara, ma soprattutto verificherà quelli che sono i nostri dati nella nostra regione. È una visita importante perché ci sarà anche un confronto in base anche alle istanze che noi porteremo avanti. Due dei nove ragazzi individuati ed identificati dalla Digos della Polizia di Pescara, quali autori del raid vandalico davanti all'Istituto Classico D'Annunzio venerdì scorso, sono stati denunciati per l'imbrattamento dello storico edificio di Via Venezia. Decisivi per le indagini sono stati i due video che gli stessi giovani hanno girato con gli smartphone e poi hanno postato su Instagram, filmati che sono subito diventati virali. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, i nove sono tutti studenti dell'Istituto Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara. E proseguiamo con il nostro giornale, andiamo nel Teramano. Con la cifra di 900.000 euro l'imprenditore marchigiano Marco Finori si è aggiudicato l'acquisto degli impianti sciistici teramani di Prati di Tivo e Prato Selva. Nei beni venduti non è però compresa la cabinovia che resta di proprietà della provincia di Teramo. Il prossimo passo sarà quello di trovare un accordo economico con le amministrazioni degli usi civici di Pietracamela e Intermesoli, che sono proprietari dei terreni sui quali insistono le strutture di risalita, concessione indispensabile
per far ripartire tutto il comprensorio. Allora vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. 900.000 euro di offerta per acquistare gli impianti sciistici di Prati di Tivo e Prato Selva, beni della Gran Sasso Teramano in liquidazione da tempo. E questa l'unica proposta pervenuta alla scadenza del bando di vendita dall'attuale gestore degli impianti, la Marco Finori SRL. Si è proceduto così all'assegnazione provvisoria, poi ratificata dall'Assemblea dei Soci. La commissione incaricata ha registrato anche l'arrivo di una seconda busta, quella inviata dalla SIGET, che ha gestito per anni gli impianti della zona. Questa non conteneva però un'offerta di acquisto, ma l'elenco di una serie di motivazioni che avrebbero impedito alla SIGET stessa di presentare un'offerta. Il liquidatore della società, Gabriele Di Natale, ha precisato che ai rilievi descritti si è già dato puntuale riscontro in maniera ufficiale. Il 30 settembre quindi la Gran Sasso Teramano incasserà la prima rata, le altre 4 da 200.000 euro l'una dovranno essere versate annualmente per 4 anni e la proprietà delle piste e dei beni della Gran Sasso tra Prati di Tivo e Prato Selva potrà dirsi perfezionata solo al termine del pagamento. Nei beni venduti non è compresa la cabinovia, che non è mai stata conferita dalla provincia alla società e che è compartecipata anche dalla Camera di Commercio, dalla Regione Abruzzo, dalle Abstuc di Pietracamela e Intermesoli, cioè le amministrazioni dei demani civici. La Marco Finori, nel pacchetto, eredita la convenzione tra la Gran Sasso Teramano e la provincia per la gestione della cabinovia, convenzione che scadrà nel 2028 e che prevede un canone a favore della provincia di 20.000 euro l'anno. L'Assemblea ha poi dato mandato al sindaco di Pietracamela, Michele Petraccia, di avviare un dialogo istituzionale con le Abstuc che, a seguito del mancato pagamento dei canoni, hanno sospeso la concessione dei terreni sui quali insistono gli impianti di risalita e la cabinovia, concessione indispensabile per riaprire gli impianti e ripartire con la stagione estiva. Sarà il Castello di Nocciano ad ospitare la mostra dedicata al fuoriclasse argentino Diego Armando Maradona. L'evento, che si terrà nel prossimo mese di giugno, è stato organizzato dal Napoli Club Pescara Gennaro Montuori Palumella. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Una mostra interamente dedicata al dio del calcio, Diego Armando Maradona. La realizzazione è opera della neonata associazione Napoli Club Pescara Gennaro Montuori Palumella. Promotori di questa iniziativa Vittorio Russo, ideatore e fondatore, oltre ad Angelo Tassi, Vincenzo Tassi e Ciro Platone, tutti amanti del Napoli Calcio. L'evento, che si terrà nel prossimo mese di giugno presso il Castello di Nocciano, è stato presentato nella sala Figlie di Orio della provincia adriatica, alla presenza proprio dell'ex capo storico del comando Ultra Curva B, che per l'occasione ha portato un breve ricordo del Pibe de Oro, che proprio a Pescara segnò uno dei gol più incredibili della sua carriera. Chi ha vissuto Maradona sa chi era, come uomo e come calciatore. A volte puoi sembrare impopolare, ma Diego era più grande come uomo che come calciatore. È normale che una persona che durante una giornata può avere a che fare con 50-60 persone, lo si dimostra scientificamente, e ha a che fare con migliaia di persone una giornata, non è possibile, fisicamente devi cadere per forza. Diego ha fatto delle cose molto belle, in beneficenza, e tutto quello che regalava e nessuno conosce niente. Non come oggi, i giocatori vanno prima sui giornali. I media sanno prima di tutti quello che devono fare già gli altri, perché è tutto programmato. Diego non ha mai programmato, l'ha fatto e basta. La rassegna, composta da circa 150 foto, ripercorrerà i 7 anni dell'ex campione del mondo argentino con la casacca azzurra del Napoli, oltre a tantissimi inediti sulla vita privata di Diego, fatta di tanta beneficenza per i più bisognosi, come nel gennaio 1985, quando il campione, su invito del compagno Puzzone, ma contro la volontà del presidente del Napoli, e pagando di tasca sua l'assicurazione, portò la squadra sul campo dei dilettanti per raccogliere fondi da destinare a un bambino malato. All'interno dell'evento, che vedrà come ospiti d'onore, oltre a Gennaro Montuori, personaggi del calibro di Antonio Carannante e dell'ex direttore sportivo Gigi Pavarese, ci sarà il ricordo dell'indimenticato Bruno Pace.
Andiamo avanti adesso, questo servizio ci introduce allo sport. Partiamo dal volley con una grande prova corale. L'Abba Pineto ha battuto in maniera secca in tre set Motta di Livenza, pareggiando la serie. Domani alle 19 si disputerà la decisiva gara 3 in terra veneta. Il sestetto di Rosichini tenterà l'impresa per proseguire il cammino nei play-off. Vediamo il servizio di Sergio Zappalorto. Delle nostre squadre nazionali solo il Pineto in campo, un Abba travolgente in gara 2 va alla bella in programma domani mercoledì alle 19 a Motta di Livenza. La vincente andrà alle semifinali, felice il mister pinetese a fine gara. Allora finisce 3-0 nettamente gara 2 dei quarti di finale con un super Abba Pineto che sbanca contro il Motta di Livenza, vendicando, lavando il 3-1 dell'andata nettamente. Perché 3-0 ma 21-23-20, anzi più netto di quanto dicano i parziali. Gianni Rosichini, una bellissima soddisfazione, una grande rivincita e soprattutto il Pineto che vogliamo vedere sempre. Sì, sicuramente questa sera abbiamo fatto una buona partita e si è un po' verificato il contrario di quello che si è verificato a Motta, cioè Motta aveva dei punti di riferimento molto precisi nella loro palestra, l'hanno sfruttata al meglio. Questa sera ciò non l'hanno avuto e noi giocavamo nel nostro impianto bellissimo e quindi abbiamo potuto impostare il gioco fin dal servizio in maniera diversa, più agevole, e questo ci ha sicuramente favorito. Bene in tutti i fondamentali, con un muro in crescita, dall'inizio un po' incerto, poi sempre meglio, 11 muri vincenti. Grande prestazione ancora una volta di Eld, di Partenio, un Morelli stratosferico, non solo 25 punti ma 61% offensivo, è tutto dire. Secondo me a muro siamo cresciuti durante la partita quando abbiamo un po' capito il tempo di salto su Gamba, che era il loro giocatore sicuramente più pericoloso. Chiaramente la squadra ha giocato bene tutta, devo dire che Morelli questa sera ha fatto una partita strepitosa, veramente strepitosa in tutti i fondamentali, con margine errore bassissimo, e questo chiaramente il risultato di questa gara. Calcio a 5, l'Acqua e Sapone Unigros ha chiuso la stagione regolare con un KO indolore di Catania e sarà proprio la squadra siciliana l'avversario del primo turno dei play-off. Gara 1 si disputerà sabato prossimo al Pala Rigopiano. Vediamo il servizio. Altra sconfitta senza effetti collaterali per l'Acqua e Sapone Unigros, che perde 3-2 con diversi assenti a Catania ancora una volta dopo aver condotto la danza, altra rimonta avversaria. Ultimo turno che decreta chi nerazzurri incontreranno nei quarti, e cioè proprio gli etnei, osso duro comunque in insidia. Ma siamo certi che il quintetto abruzzese saprà ritrovare presto lo spirito e la forza devastante dei tempi migliori. Intanto chiude la parentesi Na con tanti applausi un generoso Pescara Color Max, che avrebbe meritato dopo un gran recupero e uno splendido sorpasso più del 3-3 finale contro un Eboli che col pari ci ha rimesso la quarta piazza. Eboli sottotono, apparso stanco dopo le prodezze di Coppa. Per l'equipe di Palucci l'augurio è che si tratti di un arrivederci. Troppe cose storte, troppi rimpianti per una stagione, va detto con obiettiva serenità, i limiti d'organico a parte, tutt'altro che fortunata. A presto dunque per i play-off, inizi questo fine settimana, dove saranno impegnate Acqua e Sapone Unigros, Tombesi Ortona, Real del Montesilvano e al femminile il Montesilvano, l'Orione Avezzano nei play-out. Un collettivo in bocca al lupo a tutte le squadre. E adesso linea che torna a diretta stadio fra Pescara e Reggiana, e 1-0 con il gol di Capone all'ottavo. È tutto per quanto riguarda il TG6. Grazie e buona giornata.